Non è stato semplice, ma siamo riusciti ad arrivare da Monsignor Marco Frisina perché a breve ci sarà un importante appuntamento. Il 26 novembre alle ore 19 presso la chiesa di San Francesco d'Assisi a Fondi ci sarà il concerto del coro della diocesi di Roma e dell'orchestra da camera Città di Fondi, diretti dal maestro Frisina. Perché questo concerto? È un modo per incontrarci, per incontrare come faccio spesso in Italia e anche fuori Italia, attraverso la musica, incontrarsi nella fede, incontrarsi nell'arte, nella meditazione, che la musica ci offre, i testi straordinari della liturgia, della scrittura. E poi appunto la musica che coinvolge anche i lontani e quindi diventa uno strumento grande di comunicazione. Quale repertorio farete? Noi faremo i canti che normalmente eseguiamo durante le liturgie e altri anche che eseguiamo in queste occasioni. E saranno anche alcuni dei canti saranno anche conosciuti, credo, dagli ascoltatori, dai partecipanti, perché si fanno nelle messe domenicali. Quindi sarà proprio un modo per condividere con questi canti un'esperienza di fede e di arte insieme, come facciamo normalmente. Ha parlato appunto di fede e arte. In che modo, si possono avvicinare e sono già vicini? Ma l'arte per natura è un dono di Dio per avvicinarlo. Il Signore ci ha dato l'arte proprio perché noi potessimo avvicinarsi a Lui in maniera universale, senza frontiere, senza divisioni né linguistiche né culturali. L'arte è espressione dell'uomo, dell'anima dell'uomo, della sua spiritualità. E quindi è una porta per entrare nella fede. È uno dei modi più belli e anche più semplici con cui noi possiamo avvicinarci a Dio e anche tra gli uomini. Nella liturgia, infatti, l'arte ha un posto privilegiato. Quindi è un modo per avvicinare le persone, un modo più semplice forse per avvicinare le persone alla fede? O sono due cose Sì, separate poi? no, sono cose separate, però l'arte è, come dicevo, una porta, è un modo per entrare, per avvicinarci. Proprio perché non ha bisogno di mediazioni cerebrali, diciamo, intellettuali, e non ha bisogno neanche di ideologie particolari, anzi l'arte è proprio libera da tutte queste cose perché affonda nel cuore dell'uomo e nell'uomo così com'è. Con la corale girate molto, qual è la risposta di chi vi ascolta? Sorprende l'entusiasmo. Un po' perché i miei canti sono conosciuti, la mia musica è conosciuta e cantata in molte parrocchie, in molti luoghi, quindi già questo prepara. Poi si crea un entusiasmo nel momento del concerto perché c'è un coinvolgimento emotivo e forse perché la gente sente che questo è un dialogo vero con loro. Abbiamo visto in America come in Germania, io l'ho visto in Messico come. Appunto nei paesi anche italiani, dalla Sicilia a Cuneo, insomma, ecco come è successo in questi giorni. Ed è sempre straordinario perché veramente Dio e la sua musica, diciamo, è ciò che nella musica si canta di Lui, riesce sempre a far breccia nel cuore della gente, per cui fa sentire meglio anche la nostra gente. Ha parlato di vari paesi, Messico, Germania. Cosa, può accomunare a questo punto i popoli? Ma io credo l'anima, tutti gli uomini hanno l'anima. Noi siamo in una cultura in cui si dimentica che l'uomo è un essere spirituale. Ma quando si fa leva sulla sua spiritualità, sulla sua realtà autentica, quindi come uomo vero, completo, l'uomo si ritrova con gli altri uomini e soprattutto è felice perché la gioia nasce dallo scoprirsi a posto con se stessi e felice perché si è raggiunti il proprio fine. L'uomo è felice perché raggiunge ciò che cerca.
E lei la vede, la tocca con mano quest'unione tra i popoli quando gira? Io credo che le frontiere le ha create l'uomo. L'uomo crea le divisioni, le frontiere. L'uomo col suo egoismo, con la sua ingiustizia, con la rabbia che si porta dentro per cose negative, anche per esperienze dolorose, però crea divisioni, crea separazioni, incomprensioni, quindi le guerre, le inimicizie, tutto quello che nasce. Ma l'uomo ha un'anima che è immagine di Dio ed è uguale per tutti, questa immagine di tutti. Se si fa leva a quella immagine, a quella parte dell'uomo che è l'anima, tutti si ritrovano. Infatti nei momenti dolorosi o difficili la solidarietà, per esempio, nasce immediatamente, nasce le separazioni si annullano, le barriere cadono, perché proprio l'uomo si ritrova.